Vacciniamoci, la campagna di vaccinazione volontaria ideata per tutta la giornata di oggi al Cardarelli di Campobasso pare abbia avuto una buona, anzi buonissima adesione. Dalle prime luci del mattino, infatti, persone in fila in attesa di ricevere una dose della fiala Pfizer, circa 1.000 quelle messe a disposizione dalle 8 alle 20. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Rotary, il Lion e l'Avis, che si sono adoperati per sostenere la macchina sanitaria in questa importante missione. Si ricorda che dagli ultimi dati effettuati anche dallo stesso Cardarelli del capoluogo si evince come abbiano maggiore opportunità di contrarre la malattia in modo anche grave coloro che decidano di non effettuare la vaccinazione. Il rischio di ospedalizzazione per i vaccinati che contraggono il virus si abbassa al 5% e al 3% quello di finire in terapia intensiva. Al momento l'Italia sta avendo un netto incremento dei contagi e pertanto si preme sulla campagna al fine di evitare nuove restrizioni. Secondo gli ultimi dati settimanali, in Italia ci sono 2 milioni di cinquantenni che non sono stati vaccinati neanche con la prima dose. Per scelta, ritardi delle regioni o esenzione per motivi di salute, c'è da muoversi. Tra indecisi e persone in attesa c'è ancora molto da fare per riuscire dunque ad individuare un'importante parte della popolazione non coperta. Intanto dalla capitale si valuta anche l'effettuazione della terza dose per le categorie fragili o maggiormente a rischio. A preoccupare la diffusione delle nuove varianti. In Italia, negli ultimi 45 giorni, l'82,4% dei tamponi è risultato positivo a quella Delta, mentre in forte calo l'Alfa dell'8%.